Allora, signori, è il primo ospite ufficiale del canale, no. in assoluto. È un canale, Gabri, che abbiamo aperto per cercare di chiacchierare anche di cose extra calcio, perché a me piace comunque svariare un pochettino, parlare delle mie passioni, non ovviamente la cultura generale che avete voi, che invece dedicate i canali principali, però mi piace semplicemente dire la mia. Quindi un ringraziamento al re del Bike & Raft, grazie mille. Grazie mille. Un volto noto, noi ci siamo già visti e questa cosa ad alcuni miei amici ha fatto ridere, cioè tuttora ho degli amici che mi girano dei link e mi dicono ma cos'è, quando è successa questa cosa? Perché... ma c'è la live, no? Sì. E ti dico, l'ho anche ripescata di recente per prendere due punti della Fatal Four di quella volta lì. Okay. Allora, io dato che ho già letto il capitolo 1100, okay. Tu ancora no, lo leggerai domani in live. Esatto. Mi limiterò, ho qui davanti il file che mi ero preparato per il 1099. Benissimo. C'erano due o tre cose che non mi tornavano, quindi siamo fermi lì. Benissimo. Io ti leggerò solo queste. È il mio spoglio. Poi, magari tra queste ci sono 0, 100, 1, 2, 3, non lo sappiamo, non te lo dirò. Io ti dirò soltanto le informazioni che erano già note nel 1099. E poi dopo ti farai la tua idea, però avevo piacere a leggere insieme a te queste cose qua, perché alcune cose te le avevo scritte anche nei video. Sì. Cioè, ho visto una live che hai ripubblicato un pezzettino come video di una determinata domanda su Nika, che per me è un po' il punto del discorso questa live qua. E avevamo parlato della Q&A insieme, sì. Era esattamente bello, alla fine poi era molto bello qualcosa corposo, quindi molto bello, infatti secondo me bisogna approfondirla, perché poi sai, scrivendotela in chat è una cosa, invece parlandone viene fuori tant'altro. La Fatal Four del 1044, quindi 50 e rotti capitoli fa, quasi 60 capitoli fa, del 29 marzo 2022, ero biondo tra l'altro ancora. È vero. Quel contenuto lì. È ancora nordico ai tempi. Ero ancora nordico. Dicevo due cose che non mi erano piaciute di quel capitolo specifico. Una soggettiva e una che mi sembra un po' più oggettiva ed è diventata un argomento. Quella soggettiva del Toon, che a me il Gear Fifth sotto forma di Toon non mi aveva fatto impazzire, però sai, quella hai cambiato idea nel tempo o sei ancora... sì e no, nel senso che nel climax massimo contro Kaido, vedere che lo sconfigge facendo Willy il Coyote un po' mi ha dato noia, sono sincero. E anche vedere che contro un ammiraglio come Kizaru io gli tiro un pugno che gli apre la testa da una parte a parte e lui vede gli uccellini che gli girano intorno, cioè se ripenso al me che, perché io addirittura Sabaudi la prima volta l'ho vista per l'anime, quindi quando arrivava Kizaru a Sabaudi, o quando mi sono letto per la prima volta Marineford, quando vedi Luffy che arriva avanti agli ammiragli col tronco così, pensare che poi il primo ammiraglio lo sconfiggerà con un pugno che fa vedere gli uccellini mi sembra un po' fuori contesto. Però è particolare nel senso, no? Anche vedi l'evoluzione, il cambiamento, ciò che poi Oda sta sperimentando, sicuramente era 15 anni fa che era Sabaudi, aveva l'editor, diceva no, adesso gli dice lui no, faccio io come voglio, no? No, vabbè, poi One Piece è una cosa ignorantissima, per dire, a me ha fatto riderissimo la tua reazione sulla regina, su Connie, però io me la sono immaginata sotto anime, quella roba lì è l'essenza di One Piece, cioè quando lo guardavo da piccolino, io mi sono innamorato di One Piece tramite l'anime, perché lo guardavo quando ero alle elementari, perché c'erano quelle cose ignoranti, demenziali, che non vedevi magari, o lo vedevi nel primo Dragon Ball, che sconfigge l'uomo invisibile col sangue del genio che vede le tette di Bulma, cioè quelle robe alla giapponese che ti hanno proprio fatto innamorare. Però se Goku avesse sconfitto Freezer con il sangue del genio dal naso, mi avrebbe dato un po' fastidio, hai capito? Chiaro. E quindi quello soggettivo è un po' così. Invece l'oggettivo era proprio il discorso legato al tempismo nel farmi venire fuori Nika, così, boom, c'è Wuswu, lo dice a Jimbe, così, tanto per chiacchierare mentre prendono un caffè, cinque capitoli dopo mi butti fuori che il frutto in realtà non è, e quindi tutto il resto. Quindi, secondo me, quella scena lì tutt'oggi è un grande problema di One Piece, irrisolto. Sì, è scritta male, poi ne abbiamo parlato anche con altri dopo quello estratto che ho fatto, proprio perché poi, figurati, quando tiri fuori un argomento del genere, vogliono dire la propria tutti quanti, giustamente. E il discorso poi verte sul fatto che Oda
voleva sfruttare l'onda del combattimento, certo, contro il più grosso villain ad oggi, che sarà sicuramente, certo, il più grosso villain di tutti, perché dubito che Barbanera e Shanks avranno lo stesso exploit che ha avuto Kaido, perché è impossibile. Cioè, Wano parla anche Hazard, tra l'altro. Esattamente. Cioè, esattamente. E il punto che diceva anche Buta era che proprio ha voluto fare il Super Saiyan dal punto di vista marketing, nel momento in cui proprio il combattimento era il suo apice assoluto. Che è sbagliato, però, no? Dal punto di vista proprio narrativo. Però c'è un però, secondo me. E Orso ce lo dimostrerà in questo flashback. Non fino a dove sei arrivato te, comunque. Sì. Cioè, dato che tutto collegato, la storia di Orso e quella di Luffy, sono storie collegate, perché... Indubbiamente. Perché il discorso è, e ci arriveremo, però la storia di Orso è scritta, finita, cioè... ti dà la sensazione di essere una storia molto lineare, a differenza di quella di Luffy, paradossalmente. Cioè, quindi, che Orso, sin dalla prima apparizione, sia stato scritto per essere una roba di questo tipo qua. Cioè, già quando arriva Thriller Bark, che è già Cyborg, tu lo sai che è già Cyborg, sono già venute delle cose. La storia di Orso è molto lineare da questo punto di vista. Sembra come se avesse già comunque segnato i punti chiave della sua trama. Poi sono convinto che la roba di Bonnie l'ha inserita successivamente, così magari come anche la figura di Ginny e tutto il resto. Però è chiaro che avesse in mente un determinato percorso per lui, visto che comunque da quando appare nel volume 25 a Marijoa durante l'inizio di Jaya, già lì ti introduce questo personaggio con sta Bibbia in mano, c'è un sole sulla copertina, lui c'ha questo simbolo solare sul petto che è una croce celtica. Sì. E poi tutto un personaggio che si va a creare nel frattempo, cioè dopo Skypiea c'hai Water 7 dove Orso non c'è letteralmente, però poi Thriller Bark comincia a crearsi Orso Sabaudi, Orso Marineford, Orso Sabaudi al ritorno del 2 anni di timeskip, cioè, Orso poi durante il Reverie, è un personaggio che letteralmente si è portato dietro dall'inizio come Buggy da questo punto di vista. Sono 80 volumi, Sì, 80 volumi. Siamo arrivati a una costruzione, a differenza magari proprio della trasformazione in Nika, che è evidente che l'ha voluta poi costruire in secondo tempo proprio perché gli serviva un espediente per concludere la saga di Wano, magari con un momento veramente di super hype, che poi ci può anche stare dal punto di vista proprio iconico di trasformazione e tutto il resto, come dicevo anche nel video. Proprio perché quello è il suo risveglio. È il risveglio del frutto Gum Gum. Siamo tutti contenti. E dai prestigio alla figura di Joy Boy, che aveva lo stesso frutto, e quindi dice, quindi Joy Boy aveva lo stesso frutto di Luffy, e avevano tutti e due il Gum Gum a posto e a capo. Dopo mi dovevi dire che invece il frutto non era di gomma, ma era del dio di gomma. Sono d'accordo. No? Oppure c'è un'altra strada che adesso vorrò percorrere insieme a te, ma prima ti faccio una domanda, perché... È molto filosofica, se vogliamo, ma One Piece è il fumetto del destino o del libero arbitrio? Questa è una domanda a cui non ho mai potuto rispondere nemmeno io. Perché da Toki in poi, Toki, Roger, Oden, cioè... Sembra esserci una storia scritta. Quando arrivano Laugh Tale e leggono, trovano risposte e sanno che tra 25 anni sarebbe accaduto quella cosa lì in particolare, tu dici, quindi... cos'è successo? O è già scritto, o come faccio, ormai c'è il meme mio preferito, il viaggio nel tempo all'indietro, perché altrimenti come te lo spieghi? O c'era un veggente, come una Madame Charlie 800 anni fa, che sapeva lì, però anche lì hai del misticismo, un super haki della preveggenza all'inverosimile, altrimenti qualcuno che era nel futuro, che è tornato nel passato a raccontare cos'è successo, mi sembra quasi la soluzione più banale e scontata. Però è lì, no? È proprio Madame Shirley per la prima volta che tiriamo fuori. Sì, certo. E quindi quando si inizia a parlare di Joy Boy. Cioè, certo. Mi sembra quasi che fino all'Isola degli Uomini Pesce si sia seguito il libero arbitrio, e quindi Ruffy che fa le cose e lo portano a trovare tutti i suoi compagni e robe del genere. Sculato, ovviamente, molto fortunato. Il destino, diciamo, giochi in favore suo nel... appianargli un po' la strada, ma è un uomo che si costruisce da solo, no? Invece da quel momento lì
tu sai che sei incanalato su un binario differente. Cioè, il nuovo mondo mi sembra proprio una storia diversa dalla sì. prima parte, completamente. Sì, sì. Ti racconta proprio una... Cioè, partiamo, facciamo un salto indietro anche noi. Cioè, Roger ci ha messo 50 anni sì, per diventare esatto. Randy Pirati. Al momento in cui arriva all'Outstar, che è a 39 anni prima del presente, a quando poi lui raggiunge l'Aftale, passano 15 anni. Perché era 24, 25 anni fa, 39, quindi sono... Luffy 20 anni. Minuti. Luffy, cioè noi calcoliamo la sua storia dal punto di vista temporale, sono passati neanche un anno, cioè non sono passati certo. 12 mesi di viaggio. E il momento in cui trova, a Pancasa trova il Kozuki, guarda caso, a Dressrosa incontra, che cazzo incontra, poi c'è Doflamingo, e poi arrivano a Zo, perché c'è Lo che c'ha la carta. Zo sono amichetti dei Kozuki e quindi gli danno il road. Vanno da Big Mom e trovano il road, vanno Kaido e vanno e trovano il road, ma adesso manca il quarto road, sicuramente ce l'avrà un vecchio amico, sicuro, al 100%. Ma sì. E quindi siamo a posto, chiaro, chiaro. Stiamo portando quindi... una storia già scritta. È quello, hai capito? Cioè, se oggi Luffy decide di sdraiarsi per terra e dormire per un mese, perché in realtà è già scritto che lui debba fare quella roba lì per arrivare... Ecco, potremmo disquisire su questo, nel senso, se lui domani decidesse di non seguire questo destino, probabilmente andrebbe tutto quel paese, perché comunque la storia è scritta, ma lui la sta scrivendo perché la vive. Ok, e per quello che dice molto filosofico, per dire sì. i due anni in time skip... che li ha decisi Luffy, se vogliamo, ma in realtà li ha decisi Kuma, sì, erano sì. comunque nel conto del fatto che Wano sarebbero stati 20 anni e non 18. Vero, vero, assolutamente. E quindi Luffy lì, suonando la campana e scrivendosi 2 anni e non 3 giorni, è una sua decisione, ma in realtà, cavolo, non è una sua decisione. È no, quello cioè, che mi manda un po' di averlo deciso Nika dentro di lui. Può essere qualsiasi cosa. Ma gliel'ha detto Rayleigh perché gliel'ha detto Orso. Ah, dice che gliel'ha sussurrato ormai su Rayleigh. Wow, può essere qualsiasi cosa. Convincilo che deve stare 2 anni. Perché tuttora in effetti sentivo che ne parlavate, perché l'isola delle donne, delle Amazzoni? Non lo so, perché Amazon meno che ce lo dica nel capitolo che non ho letto, non lo so. Se... perché è un grosso dubbio, in effetti. Sì, certo. E poi la figura di Kuma, secondo me, è molto particolare, perché Kuma ha fatto qualsiasi cosa. Credo che sia uno dei pochi personaggi che ha fatto qualsiasi cosa, perché è uno schiavo, poi un prete, poi un rivoluzionario, poi un re, poi un tiranno, poi un'arma umana, poi un cavo del cane del governo e poi uno schiavo, ancora. Sì, okay. Adesso è tipo una bomba a orologeria pronta a esplodere, no? Sì, è se il secondo stadio sta per scoppiare. Esatto. Però c'è una bella contrapposizione doppia, secondo me, tra lui e il protagonista, per quello che dico che sono due figure molto legate, perché Kuma voleva essere un eroe, no? Cioè, sì, a Kuma piace molto l'idea di essere come Nika. Il salvatore. Invece Luffy non vuole essere un eroe, ma lui è Nika. Sì. Cioè, è proprio l'opposto, anche Kaido, che l'ha sconfitto, mica Luffy, l'ha sconfitto Joy Boy, che è tornato. Sì, certo. Quindi c'è proprio una contrapposizione netta. Vero, vero. E anche che Kuma è un pirata per modo di dire, alla fine. Perché Kuma si ritrova appioppato. Certo. Sì, lui dice, prendo la mia barca e parto, però non è un pirata. No. Invece Luffy è un pirata, ed è quindi un pirata è un bucaniere. Però non lo è di razza, lo è di ideologia. Sì. Invece Kuma lo è di razza, cioè sono proprio dei giochi interessanti. Sono uno specchio da questo punto di vista, sono molto speculari. Sono legatissime, secondo me, queste due figure. Cioè, poi uno è il sacerdote dell'altro, perché conti fatti è questo, no? Esatto. Infatti, volevo arrivare proprio lì, perché io quest'estate poi ho iniziato a rileggermi One Piece mentre ero in ferie, così. E durante la rilettura il discorso di Nika mi ha molto toccato, perché davvero il discorso che non ci arrivi mai, fino a Wano non ci arrivi mai, però tante piccole cose sul sole le trovi davvero dappertutto. Sì, sì. Ed è quello che dà noia. Cioè, oggi penso al flashback di Orso e penso alla figura del sole e penso alla figura di Nika e dico, lui comunque una sorta di linea la voleva già seguire dall'inizio. Poi probabilmente non era Nika ma Joy Boy. Cioè, si era limitato al discorso di Joy Boy, perché l'ha complicato il manga inserendo anche Nika. Che è Joy Boy, ma perché Joy Boy era la figura che
cioè l'ha complicato molto, secondo me, da questo punto di vista. No, certo, perché ha inserito tre protagonisti, di fatto. Tu hai Luffy, hai Joy Boy e hai Nika, che sono la stessa cosa spalmata su tre linee temporali diverse. Nika è il Luffy primordiale, possiamo chiamarlo così. Sì. Non so, era un Lunaria, era, non lo so, che cos'è, era un'invenzione della mente umana, non lo sappiamo. Ci fu il Joy Boy di 800 anni fa, che era il Luffy di 800 anni fa, e c'è il Luffy di adesso, che è tutti e tre insieme, insomma. E quindi è difficile, è uno dei punti su cui io dico sempre del perché potenzialmente potrebbe essere Luffy stesso a tornare indietro, in questa balorda idea, teoria, perché altrimenti veramente tu hai tre protagonisti spalmati sul tempo, dove uno ha fallito, quello di 800 anni fa, quell'altro non sai neanche se è esistito, e tu hai questo che magicamente diventa il salvatore di tre linee temporali. Manco Dark è così complicato. No, io stavo pensando a Lost. Mi viene in mente Lost, e in effetti ci sarebbe anche il fumo nero come nemico, che ti sì, certo. Sarebbe tutto meraviglioso. E Imu, che sono tutti e due di nero dipinti. Esatto. Sai cosa? Durante la Fatal Four dell'anno scorso, due anni fa ormai, mi ricordo, sì. Io dicevo che la figura di Shanks mi sembrava quella più logica per unire il tutto, invece te dicevi, ma io Shanks in questo momento non lo percepisco ancora. Mi sa che all'epoca non era ancora stato rivelato il sangue di Shanks. Mi sembra di no. Mi sembra che il film con Red è uscito dopo. È uscito dopo. L'estate a seguire, quindi qualche mese più tardi. Sì, sì. Infatti lì dicevamo, ma sì, ma perché Shanks, che cosa gli avrà detto? E lui, che la teoria addirittura che fosse Shanks a voler risvegliare il frutto dicendo agli anziani fatelo fuori. Cioè, c'era un po' di confusione, no, sulla figura di Shanks. Quindi, non lo so, te credi che ci sia ancora qualcosa da parte del rosso che possa venire fuori su questo discorso? No, io credo che comunque il rosso sia già scritto da questo punto di vista. Cioè, a parte poi i rapporti con la famiglia Figarland, che va capito effettivamente se poi lui ha mantenuto un rapporto, o se c'è un rapporto o non c'è, che comunque tutto è strano, come comunque a Mario Joaz stendono tappeti rossi quando lui passa, no? Io proprio do quasi per scontato che comunque come personaggio abbia già un goal, cioè lui vuole portare a termine il sogno del capitano che non ha potuto portare a termine, e Luffy gli serve per questo. Cioè c'è affetto, certo, è stato un anno insieme lì a Fush, andava e tornava. Nel momento in cui ha mangiato il frutto, ho detto ok, questo purtroppo avrà anche un suo ruolo, no? E quello gli serve. Ha spianato la strada fino ad oggi per questo. Infatti un'altra domanda a proposito degli imperatori, correggimi se sbaglio perché magari non mi ricordo bene, gli imperatori chi è che li decide? La Marina? No, il popolo, nel senso è Morgan? Tra virgolette, nel senso ripetutamente nel manga viene detto quando qualcuno diventa imperatore, è usato questo termine, il mondo, il popolo, cioè è il popolo che a furor di gioia o di impeto ha deciso per acclamazione che questo qua è da annoverare tra i quattro imperatori, insomma, perché ha territori, perché ha comunque potere politico, mediatico, eccetera, eccetera, e quindi il popolo decide che lui è un imperatore. Perché mi viene in mente il capitolo della Cross Guild, mi sembra che fossero i Marine che parlavano di Buggy, del volantino. Ma anche lì, poi purtroppo le traduzioni giocano sempre a sfavore di queste determinate cose, anche i Marine dicono sì, ormai il mondo lo riconosce come uno dei quattro imperatori perché, per come, per quando. Quindi non c'entra niente la Marina nel decidere chi è un imperatore. No, sai perché? Perché dicevo, cavolo, la Marina sta sotto il governo mondiale ci sono i Gorosei. I Gorosei lo volevano uccidere due minuti prima a Wano. E poi dicono: no, vabbè, dato che allora sei imperatore te, e poi gli mandano Kizaru conto. Cioè, cosa gli volete fare a questo Cristo? Proprio il mondo che ti acclama come tale, perché ti riconosce un prestigio, un potere che hai di più rispetto agli altri imperatori. Tant'è che c'erano cinque prima che cadesse Mame Kaido, no? Sì, c'era già Luffy dentro praticamente. Quindi. Adesso le ultime due cose che andiamo a toccare sono quello che manca, che avevo proprio chiamato così una sorta di capitolo del video che avevo fatto, e un'illazione che vorrei condividere con te, vorrei capire se secondo te ci possono essere dei margini. Quello che manca, non so se te lo sei domandato anche te, però Saturn
è l'astro di saggezza più toccato, no, in questo momento. Cioè, lo abbiamo... Ok, per dire, che gliene frega lui che c'è un nuovo sovrano a Sorbet, che glielo vanno a dire. Cioè, è perché lo dicono a lui e agli altri no? Cioè, è un discorso di disegno su lui per far prima... O c'è qualcosa che tocca specificatamente Saturn? Ma io penso, cioè, penso provo a pensare come possa ragionare Oda intanto, no? Dico, vabbè, è in campo in questo momento, uso per usare termini anche tuoi, no? È in campo Saturn, vai. La storia principale. Esatto. Quindi lo mostro, cioè, anche perché farci vedere Saturn a God Valley rispetto agli altri quattro? E però qua sai che potrebbe esserci un collegamento. Saturn, se non erro, è quello della scienza. Esattamente, è quello della scienza. E a God Valley sappiamo per forza che c'erano almeno due frutti in palio. C'erano due, sì, esattamente. E sappiamo che Vegapunk è uno scienziato, lavora tanto con i frutti, no? Sì, però ai tempi Vegapunk era ancora uno dei Mets. Non era ancora affiliato al governo mondiale. Quindi, vabbè, io credo comunque che sia una questione che vuole risolvere questa diatriba tra Orso e Mette Saturn. Mette Saturn in primo piano. E lo sta mettendo proprio che è in primo piano. Poi, evidentemente, il fatto che sia collegato alla scienza e gli abbia dato questo ruolo è anche importante proprio perché siamo nella saga della scienza. Cioè, abbiamo visto gli altri quattro cosa fanno lunedì al Deep per ricordarsi un attimino. Cioè, uno fa l'agricoltura. Sì. L'altro fanno quattro cagate, dice, ma, cioè, uno c'ha l'economia. Cioè, quindi sì, capito. L'economia del mondo di uno c'ha l'ambiente addirittura, ma che cosa deve fare? È molto green, è molto green, sì, lui. Il ministro della transizione ecologica, no? siamo arrivati a questo punto. Quindi, No, ma sai perché? Perché, cioè, allora, ti dico anche un'altra cosa che non mi è piaciuta tantissimo. Cioè, Vegapunk è uno scienziato e studia fondi del governo, soldi pubblici, anche se vogliamo utilizzare le tasse, i tributi celesti vengano dati, così Vegapunk può studiare tutti i suoi cazzi. Ma Vegapunk, tu studi frutti? Sì. Da quanto? Da tantissimo, uso un sacco di soldi. Ah sì, allora come nascono i frutti? Ah, una persona deve volerlo davvero tanto. Cioè, sembra lo zio complottista che a cena Natale ti dice, secondo me è così, invece questo cazzo è la massima autorità nel campo, e ti dice, no, i frutti nascono perché uno lo desidera. Io lo volevo. Sì. Che poi è la sua teoria questa, no? Quindi è davvero complotto. Perché però la sua teoria sarà derivata da qualcosa, no? Dal suo studio, no? E boh, avrà letto qualche cagata su qualche giornaletto di bassa lega, non lo so. Quando va in bagno, c'è il cruciverba, avrà letto qualcosa. No, probabilmente sì, avrà letto indubbiamente su qualche testo antico, visto che c'è in ballo ancora O'Hara con Saur di vivo, che ha portato via la roba. Però sì, nel senso, abbiamo aspettato veramente, cos'era, era Killer Bark, era il capitolo 480 circa ai tempi, quando ci fu Orso che poi svelava questa cosa, no, di Vegapunk, dei frutti e tutto il resto. Quindi sono passati più di 600 capitoli, in soldoni sono 15-16 anni che noi aspettiamo rivelazioni sui frutti del diavolo, poi arriva ed è questo. Non lo so, ti dice probabilmente, dai, c'era stato qualcuno che voleva evolversi e così è successo. E allora adesso preparati, allacciati la cintura perché ti do la fregnaccia, perché questa cosa non mi torna. Cioè, intanto, se io oggi nel mondo di One Piece desidero un altro frutto, questo nasce oppure no? Se io penso è davvero così, non più. Io penso che non succeda più oggi. Perché? Perché non ci sono i chi li ha creati. Cioè, per me manca molto un passaggio. Cioè, il desiderio ci può essere, come se io vado da un re e gli dico, ho bisogno di questa cosa, me la crei? Va bene. Ok. Quindi il desiderio c'era da parte mia, però la matrice di chi ha creato doveva esserci l'altra parte. E tu pensi ai lunariani? Io penso ai lunariani, perché vengono definiti sti cosi come qualcosa extraterrestre. Ok, allora, mettiamoli tutti nel calderone. Cioè, i pacifista sono sulla base di un bucaniere. Esatto. I serafini sono sulla base di lunariani. E bucanieri insieme, secondo me. E bucanieri anche, sì. Entrambi sono legati a queste razze, perché chi va a idolatrare Nika, chi va a idolatrare Joy Boy. Joy Boy, esatto. Quindi tutti e due, da questo punto di vista, ci sono. Sì.
A me ha fatto strano Vegapunk che ci rimane male su Orso Bucaniere. E poi dopo, e Orso dice sì, ma perché sono così speciale? Ma niente, guarda, non lo so, non ne ho idea. Cioè, è sembrato molto minchia, subito fa l'Ener Face che ci rimani malissimo, e poi ma scusa, perché ci sei rimasto male? Ma no, così c'è qualcosa che tocca, mi è viene villain. Da dire Vegapunk è un villain. No, ma può essere però c'è qualcosa che tocca in una reazione del genere. E no, allora certo. Mi sono chiesto perché i bucanieri, che massimo hanno i sangue dei giganti, te lo dice un bambino che era schiavo, cioè non dice niente di più di questo, cioè perché allora sono schiavi? Per il culto di Nika. Ok. E se invece fosse che sono loro che tramite il desiderio sono quelli in grado di creare i frutti? Perché Nika in effetti è il dio della liberazione. Sì. Cioè, per essere libero devi avere la possibilità di renderti libero. Certo. E i frutti del diavolo sono un po' l'estensione di questa cosa qua. Mm-hmm. E anche il fatto che Bonnie si mangi il frutto nella chiesa. Perché sì, non certo. Può essere uscita. No, chiaro, era lì. O l'hanno portato dentro con un sacchettino, un cestello dall'esterno. Però ce n'è uno solo di bucanieri fino adesso che sappiamo. No, certo. Allora sì. E in quella chiesa ci abitava, no? Quindi... che non sia proprio questo il motivo per cui, perché la mia idea è che Joy Boy potesse essere un bucaniere. No, beh, quello ormai lo do quasi per certo, perché se quel cappellone là era il suo, eventualmente a Marigia è difficile poi fare associazioni diverse al momento. E la danza del papà di Orso, che sono tamburi, sono gli stessi tamburi sente. Zunesha. Certo. E guarda caso i bucanieri e Zunesha sono gli unici due che hanno avuto... un grande delitto e quindi bisogna un grande crimine da pagare. Sono tutti e due che hanno questo. Poi non so se il crimine possa essere che Zunesha ha aiutato i bucanieri, non ho idea, però qualcosa in comune tra le due cose secondo me c'è. Cioè, sono cose sì, è collegate. Probabile che veramente ragionando sempre per... il più semplice possibile potremmo collegare Zunesha al fatto che ha permesso la diffusione dei poneglyph in qualche modo. Anche. Andiamo veramente a collegare tutti i pezzettini, andiamo in giro, almeno dici ok Lily, ok Zunesha, ok Joy Boy, erano tutti lì, hanno fatto la stessa cosa, solo che uno è morto, l'altro è sopravvissuto, questo qua è praticamente immortale, questo elefante, quindi è vivo e quindi l'hanno punito così. Però boh, chi l'ha punito? Perché poi risponde ai comandi dei Kozuki, che erano amici di quelli là, no? Quindi dici boh. Anche lì qualcosa non torna, dici te. Sì. No, non lo so, perché mi sembrava un desiderio talmente, cioè un potere talmente stupido, per tornare a quello del cartoon iniziale, che potesse aver espresso un bambino. Cioè, no, certo. Hai capito? Loro vanno a idolatrare Nika, meraviglioso, però magari Nika non è mai esistito. Cioè loro magari si sono inventati questa cosa, di questo dio, e a forza di sperare nell'esistenza di Nika, si è creato il frutto Gom Gom. Modello sì, questo è anche una delle possibilità che avevamo anche noi preso in considerazione, proprio perché dici ma questo è un cartone animato, cioè non è, per quanto poi possa essere un mondo bizzarro e strano, come può una persona essere naturalmente così? Cioè non è una razza, è un tizio strano che si allunga e fa lo scemo. Da dove è uscito fuori? Ma poi perché? Cioè il fatto di inserire una razza in più come il bucaniere, cioè adesso, all'improvviso, non li sentivi? Ha inserito i bucanieri, ha inserito i lunari e ha inserito i tre occhi, che sono le tre razze che, guarda caso, sembrano essere collegate a una parte di storia cancellata. Perché i tre occhi possono leggere, capire il significato. Quelli là... probabilmente per me i lunari sono coloro che hanno inventato la scrittura antica, perché sembra esserci pure sulla luna quando guardi le vignette di Enel, e i bucanieri, cioè nome omen, cioè sono pirati di nome di fatto, poi sono mezzi giganti, quindi probabilmente sono anche collegati alle razze antiche del mondo, perché gli antichi giganti da qualche parte devono saltare fuori, i giganti ancora nella storia mancano come racconto. Cioè, stiamo andando in una direzione dove tutte queste cose sembrano unirsi, sono rimasti, cioè i minchi li hanno isolati da sopra e chi si è visto si è visti, gli ogni pesce li hanno isolati da sotto, chi si è visto, e sono rimasti le razze umane sulla terra, diciamo, a parte braccia lunghe, gambe lunghe, che comunque sono umani strambi, certo,
cioè, poi ci sono solo gli umani che dominano il mondo. No, ma poi te ne dico un'altra, cioè nella chiesa loro hanno il cazzo di libro dei frutti del diavolo. E hanno il libro dei frutti del diavolo. Cioè, beh, perché in una chiesa abitata da dei bucanieri si trova quel libro? Poi bisogna vedere quale versione è, perché no, se non sbaglio, certo, due versioni diverse, no? Sembra essercene due, sì, una più vecchia dove c'era di Nica e quella edulcorata dove hanno messo Gom Gom, sì. Ok, perfetto. Quindi a me viene a pensare che quella possa essere quell'originale. Potenzialmente perché... sì, visto dove stiamo andando poi e dove chi era lì, direi che è possibile assolutamente. Quel crocifisso non l'ha appeso lui, c'era già prima. No, è quello che ma sì, ma poi dappertutto, anche sull'Isola del Cielo, ci sono tantissimi riferimenti al sole, alle divinità. Voglia. Quindi non lo so, è davvero così antica questa roba qua che mi dà l'impressione che Oda avesse qualcosa in mente, ma non Nika, e che poi l'abbia voluto inserire, quindi per inserirlo ho dovuto inserire tante altre cose, tipo la razza dei bucanieri e tutte queste cose qua, probabile, necessarie per farle saltare fuori. È probabile. Anche perché adesso rimane da capire, secondo me, per concludere un po' tutto il discorso legato all'incastro tra Orso e Rufy e del genere, c'è anche il discorso della protezione della Sunny durante il time skip. Ora, io non so cosa succede nel 1100, magari te lo spiega. Magari. Io ti sto parlando del 1099. Ti dico, magari lo spiega e poi lo capiamo, però è assolutamente fondamentale capire perché Orso avesse poi questo, non dico feticcio, ma il fatto di dover difendere a tutti i costi Mugiwara, perché non li salva una volta, li salva 3-4 volte. Cioè, Arca li salva, perché bene o male arriva lì, cioè lui doveva farli fuori. Lui ha un compito, esatto, ha un compito, di prendersi la testa, non mi ricordo se di Rufy, è di Rufy e basta, vero? Sì, di Rufy e basta. Capitano. E non lo fa, ammazza un po' Zoro, giusto per fargli fare la figura del ciaddone, e siamo a posto. Poi torna alle Sabaudi per fare nuovo, e non lo fa, e li salva. E poi li salva la nave per 2 anni. Cioè, è evidente che Orso sapesse qualcosa. Poi non di so. Nika. Di Nika, ma che avesse collegato Rufy a Nika. Ci deve essere un momento nella storia in cui lui capisce questa cosa. Ma è quello che ti dico, c'è quel libro dei frutti del diavolo che ora c'è dentro la chiesa. E davamo per scontato che, dato che è un flashback di tanti anni fa, e che il padre di Orso magari in quella chiesa ci abitava, certo, quanti anni ancora prima. Certo. Quindi, loro di Nika devono averlo letto, e secondo me questo complica ancora di più il discorso relativo ai 5 astri, agli astri di saggezza, perché ne parlavamo sempre nella Fatal Four, quindi sono discorsi vecchi di un anno, però ti dicevo no, lo so, perché cioè, Rufy c'ha il cappello di paglia, che è il cappello del re dei pirati, ma guarda caso è anche il cappello che c'è di pietra da Im. Che non è di pietra, dicevi... ma sembra normale, sembra vero. Sembra, Scusa, pensavo fosse di pietra. No. Ah no, è un cappello, può essere un cappello. Ah, pensavo fosse scontato. È congelato. È figlio di Dragon. È figlio di Dragon. Ha la D. È di gomma. Cioè, ci sono tantissime cose che te dici, cavolo, metti che Orso davvero ha protetto la Sunny perché è sul libro letto del frutto di Nika. E questi invece sono lì che dicono, ma guarda, 800 anni che non si sveglia. Però nel frattempo Saturn era interessato a chi era il re di Sorbet, quello gli interessava. Al fatto che ci fosse uno con tutte queste caratteristiche, niente. Il governo, il figlio di Gold Roger, lo ammazziamo. Ah, c'è anche lui? No, vabbè, ma lui fa lo stesso. Buster Call per Nico Robin, mica per Rufy. Cioè, sono tutte queste cose. Te addirittura dicevi il fatto che ci siano i Poniagrifo sparsi per il mondo, ma non leggeteli, se li leggete sapete tutta la storia, ma non fatelo! Non fatelo! Cioè, sono cose che non tornano. La storia di Orso è perfetta, secondo me, ed è coerente, incastrata 80 volumi dopo, quindi sono passati quanti? 20 anni, 25 anni, una roba del genere. Sì, coerente, era... fila. Jaya, Skypi era più o meno 20 anni fa, sì. Però Rufy Nika, secondo me, è andato completamente a rovinare il discorso di farla fila. Poi magari lo incastra. Non ho idea di come possa incastrarle tutte queste cose, però, perché... Cioè, dai per scontato che siano dei deficienti. Va bene, sono dei deficienti, però adesso sembra che non lo siano. Cioè, adesso te li sta mettendo sotto un altro profilo. È brutto il fatto che sembrino comunque skillati
e attenti a certe cose, e su di lui hanno sempre chiuso non uno ma due occhi, perché dici potevi gestirla meglio. Sì, certo che potevi gestirla meglio, ma tante volte basta una vignetta, un balun, è quella, è una, cioè la vignetta di loro. Cioè, quando li vedi nel volume 25 che hanno la traglia di Luffy davanti, cioè, anche il dialogo che gli dicono dobbiamo occuparci di questo qua, no? Anche solo un accenno, perché è di gomma? Bravissimo, ma lì non ci aveva pensato. Ma lì non ci aveva pensato. Non ci aveva pensato. Cioè, la cosa bella sarebbe che a conti fatti poi lui vada a ricorreggere dialoghi vecchi e te lo sistema in una versione. Però non lo farà mai perché non funziona così. Però non è la stessa cosa. Però non è la stessa cosa, ovviamente. E quindi no, passano per dei coglioni, cioè passano per dei coglioni. È quello che, cioè, l'unica spiegazione che mi sono dato io è detto che Oim vuole che lui gli arrivi lì, quindi ecco, hanno sempre fatto un modo così che finalmente possa staccargli la testa di persona, però è una retcon non grossa, grossissima. No, però adesso ti dico, Im vuole che lui arrivi lì o lui deve arrivarci? E se anche Im fosse gestore del destino, parte un po' come Voldemort e Harry Potter, no? Che sono legati da un destino comune. L'altro non può vivere se uno sopravvive, no? Così diceva. Uno dei due non può vivere se l'altro sopravvive. Questo è. Perché poi adesso noi sappiamo cos'è la volontà della D. Abbiamo capito, ce l'abbiamo immaginato. Sì, diciamo è che è una sorta di decisione. Sì, la lettera di Lily, per me quella lì è la volontà della D, quello che c'era scritto in quella lettera lì è la volontà della D. Quindi la D è davvero il destino? Cioè tu scegli di darti la D e la D sta per destino, ma è una scelta tua? E torniamo sempre lì, c'è la scelta, il libero arbitrio, quindi mi do la D? Perché Cobra ha detto, vabbè, figa, c'ho la D. Sì, sì, infatti. Ho capito, c'ho la D. Boh, posto, ma Sabo vallo a dire che abbiamo la D. E anche Sabo la D, no? Esatto, se vuoi te la mettiamo, no? Beh, alla fine se ci pensi una roba del genere, quindi è una decisione, se la D sta davvero per destino, però ancora lì è destino contro libero arbitrio, perché tu scegli di darti la D del destino. Sì, è come se scegliendo determinate cose tu entri in gioco matematico dove non puoi poi uscirne più. Quasi Jumanji. Sì, è Jumanji, è molto Jumanji. Da questo punto di vista, no, erano se tre o quattro non farai, dalla giungla non uscirai, una roba del genere. No, sì. Erano questi 3-4 punti, perché già ormai un anno e mezzo fa, perché marzo, no, quasi due anni fa, quella roba lì del discorso di buttare Nika in mezzo non mi era piaciuto, proprio perché secondo me non si incastrava. E secondo me adesso che abbiamo ancora più elementi a disposizione e che stanno andando tutti in quella direzione lì, perché tutti gli elementi che ha messo in gioco Oda in questo momento stanno andando nella direzione Nika, cioè sembra diventato proprio la colonna portante del manga. Sì. Però a me fa quasi pensare che sia una colonna portante, sì, che lui aveva già in testa, ma non così, e che poi proprio per sfruttare il discorso, dai, faccio la trasformazione Super Saiyan, si è fatto un po' troppo prendere la mano. Ha bruciato i tempi. Perché di nuovo a Fishman Island Robin legge di Joy Boy, no? Esatto. Poi Roger, Oden e compagnia bella leggono di Joy Boy. Il tesoro è di Joy Boy. Tutto quello che è successo sembra essere partito da tale signor Joy Boy di 800 anni. Il cappello là sopra dovrebbe essere di Joy Boy. E poi hai Nika, ma questo che cazzo è? Da dove salta fuori questo? È per quello che ti dico che mi sembra quasi... mi sembra che Joy Boy, che era un bucaniere, abbia da bambino desiderato l'esistenza del frutto di Nika, l'abbia effettivamente creato, generato, ottenuto, mangiato, e che poi si è passato tutta la storia per quel motivo lì, perché si è sempre parlato di Joy Boy e l'unico riferimento antico che abbiamo di Nika è che gli astri dicono 800 anni che si scappa il frutto Ito Ito modello Nika. Sì. Altri riferimenti a Nika non ce li abbiamo, perché si parla di Dio del Sole, no? Su Skypiea, però. Quelli di Shandora fanno l'elenco delle divinità quando devono immolare la figlia di Kalgara, un Dio del Sole. Ma non si chiama Nika. Non si chiama Nika, è solo il Dio del Sole. Poi vuoi farci la retcon? La facciamo.
gli antichi, i giganti di Elba fanno il solstizio d'inverno per ringraziare il sole che sorge, che torna. Cioè, gli elementi li hai sparsi qua e là, ma non si parla mai di tale signor Nika. Sono i Lunaria che mi citano Joy Boy. Esatto, perché se fosse il contrario, i Buccanieri mi citano Joy Boy e i Lunaria mi citano Nika, forse potrebbe quasi tornare una roba del genere, no? Di più di questa. Gli alieni mi parlano di Joy Boy, non mi parlano di un loro possibile amichetto, perché poi parliamo di divinità, quindi loro erano le divinità. Manca ancora qualcosa? Non lo so. Ma secondo te manca qualcosa? O questo qualcosa lo prendi così com'è? No, manca necessariamente, perché c'è un buco gigantesco. Pensi che riesca a chiuderlo sto discorso, questo genere? Cioè, non so come lo chiude, se lo chiude bene o male, però deve per forza, perché non ha senso per come è adesso. Perché infatti te dicevi, non mi dici che è Nika a Wano, mi dici solo che è il Gear Fifth, anche perché vedi Vegapunk ti parla di Guerriero Bianco. Eh sì, certo, nessun altro, nessuno si ricorda. Kaido lo vede e dice, ma a me sembri un Paramisha, ma sembri più anche uno Zoan. Cioè, gli elementi per annusare la stronzata ce li hai, però bastava che non mi dicessi che non era il Gon Gon. E lo scopri dopo, lo vede Vegapunk, ha letto i libri di XYZ e lo riconosce. E tu hai, wow, cos'è sta roba? Ma io invece proprio Nika non l'avrei inserito. Cioè, tu fai sempre Joy Boy. Cioè, sì, è il frutto Gomu Gomu che era di Joy Boy, fine. Va anche bene, ma a me va benissimo, per carità. Alla fine non cambia niente dal punto di vista pratico. È che l'ha voluto associare a sta divinità. E il motivo è capire perché l'ha voluto associare a sta divinità. Perché banalmente Orso poteva anche avere il culto del frutto Gomu Gomu. Era la stessa cosa. Basta, esatto, di un frutto leggendario, di un determinato frutto, anche perché lì se ci pensi, no? Adesso è l'ultima, poi chiudiamo. Però Usvu, quanti anni fa ha preso il frutto Gam Gam? 13. 13, benissimo. Glielo rubano, no, l'hai perso, vai in galera. Povero schizzetto, cioè, ma ancora colpa sua, perché poi è stato Rosso a fare cose. Cioè, la scorta a due gatti marci, lui e un altro che erano due reclute. Cioè, capisci? Sì, ma invece contro Nico Robin gli lanci un Buster Call, perdono. Avete perso, vabbè, promossi. Si è promosso, Lucci, venga. Cioè, non ha minimamente senso tutto questo. È la logica dello Stato. Cioè, se tu guardi qualsiasi governo al mondo e dici, ma questi cosa sta succedendo? Non ha senso. Ecco, questo è, non ha senso. Sì, però qua stiamo parlando probabilmente del nemico finale, del capo del mondo che nessuno conosce. Certo. Più è grossa, meno ha senso. No, non lo so, giuro, c'è una cosa che dice, quando vedi Lucci di nuovo nel CP, io mi rimasi malissimo, ma che cazzo sta succedendo? Non è possibile. Li avevano minacciati, erano andati via, si erano fatti la loro vita. E me lo ritrovo nel CP, è terribile. Perché però poi lì dai, il contentino, è contentino al lettore, adori Lucci, va bene, ti torna Lucci. Ma non Lucci, puoi sacrificare la coerenza, la logica per il marketing. Non ha minimamente senso. Non puoi farlo con One Piece, puoi farlo con un manga di serie Z, dove comunque anche se sacrifichi la coerenza e devi fare dei soldi, va bene, ma One Piece non ha bisogno di questi mezzucci schifosi per vendere. Ecco, anche la gestione di Lucci a me ha un po' fatto arrabbiare, se devo essere sincero, Ed, perché subito... Sì, poraccio! Tornano, minchia, power, risvegliato, sono fortissimo, arriva Stussi col rossetto, la gammatolite, gli do un morso, finita lì. Morto, basta. Una follia. Guardiamoci, cioè... due volumi per sconfiggere Lucci, due volumi di botte per sconfiggere Lucci. Ma stava il rossetto. Con il rossetto. Tra l'altro due, sia Lucci che Kaku, due. Che anche lì, adesso Kaku fuori uso, mi sembrava quasi riconoscente Kaku, no? E sì. Mugiwara, mentre lo curavano. Sì, sì. Cioè, mi aspetto quasi che a un certo punto possa dire, oh Lucci, ma cosa stai facendo? Cioè, mi stanno curando? Che non lo so, ormai mi posso aspettare di tutto, sì, che sì, anche... Sì. Che... Nika cambia i connotati alle persone cerebralmente, cioè diventi amico. Dici? Sì, quindi sì, Lucci sì. E Kaku nella ciurma, vedi, l'avevi detto. Va bene.
Perfetto, volevo solo chiarire questi punti insieme a te perché volevo capire se ero io che ero scemo e non mi tornavano determinate cose. Eh no, beh, sai, può essere, cioè sono più di 1000 capitoli. E poi anche te hai toccato un discorso importante, quello delle traduzioni, perché io me lo sono riletto, io ho i volumi qua, però per pigrizia non mi sono ripreso i volumi che sono della serie bianca, quindi magari sono sì, anche detto, rielaborati. Sì, sì, già un pochino meglio, sì, sì. Mi sono letto le scan, e tante volte le scan non avevano senso. Lo so, infatti, è per quello che ti dico, può sfuggirti qualcosa, può avere dei collegamenti che non tornano. No, invece non torna perché non torna, perfetto. No, vabbè, poi purtroppo tante cose sono tradotte veramente male, traducono da una traduzione a traduzione di una traduzione di una traduzione. Perdi delle cose. Ovviamente, poi la versione quella italiana Star Comics ha il problema, diciamo, che poi ne parlavo anche direttamente con loro, quindi non è niente di preoccupante, è che giustamente essendo un'opera in corso è quello, cose che capisci col segno, certo. Poi il giapponese è una lingua molto difficile, non da tradurre ma da interpretare, perché una frase scritta in determinato modo ha decine di possibilità diverse in base al contesto. Se tu non conosci il contesto non puoi capire esattamente cosa dicono. Anche il determinato alfabeto che usano, quindi... Sì. Cioè, una frase scritta con le stesse parole, con gli stessi kanji, lo stesso modo di... può avere 5, 6, 20 modi diversi di essere interpretata, in base al... Può essere un modo di dire anche, banalmente, che... Può essere qualsiasi... Cioè, loro, i giapponesi, quando parlano, usano tantissimo il contesto, in base a dove sono, con chi sono, quando sono, perché sono in quel momento lì. La stessa frase può voler dire cose diverse. Quindi, in un fumetto... per quanto poi possa essere un manga per bambini, ragazzi, quello che vuoi, se tu non sai perché quella roba lì, non lo puoi sapere. Quando Ace diceva tu che vivi due volte la vita di un essere umano a Barba Nera, cioè è intraducibile quella frase lì. Luffy e Zoro Barba Nera. Luffy, Zoro, Barba Nera, che dice loro, chi, loro, lui, eccetera, eccetera. Ce ne sono a miliardi di frasi del genere. Quante volte io e il Mara ci spacchiamo, è così o così, è così o così. Cerchi di interpretare in modo tale che possa essere quella migliore. Poi la volta dopo capisci e vai a cambiarla. Però in un prodotto pubblicato non puoi farlo, lo faranno. Ah, guarda, concludo dandoti due idee, poi vedi te se... Sì. Però da utente mi sono sempre ritrovato in difficoltà sia con questa roba qua, quindi una sorta di raccolta di fuck potrebbe essere una cosa interessante, ma soprattutto con la linea del tempo. E so che te invece sei molto preciso con questa cosa. La linea del tempo ce l'ho sempre riscritta. Ce l'hai in programma. Quando il manga finirà, ce l'ho in programma. Ore, sarà un video di ore dove tutto questo va qui, questo va qui, questo va qui. Perché i flashback sono bastardi, eh? Dopo ti si vanno a incastrare con determinate cose che magari dopo, sai, quell'anno lì, quell'anno là. Maggior ragione adesso che, insomma, stiamo parlando di un flashback che sta venendo verso il presente, perché adesso è anche l'incidente. 4 anni dal presente. L'incidente di Caesar è un incidente molto recente, quindi sì. Dopo, sai, in quegli anni succedono determinate cose che non, magari non hai più chiare, non te le ricordi più, e ne potrebbe essere un'idea. Va bene, Gabi, grazie mille, ti libero, gentilissimo avermi dedicato quasi un'oretta, e niente, aspettiamo i commenti. Ciao. Va bene.